Angelo Pulzetti. D'Agostino prova a mettere dentro, D'Agostino prova Spinazzola a calciare, la parata di Bassi. Vedi? Senza problemi. Quando si abbassa un zio Bagliani. D'Agostino blocca Zito, Rosina accarezza il pallone con la suola, c'è largo Spinazzola, D'Agostino va da lui, sta giocando bene adesso il Siena, sembra ribaltata la partita. Spinazzola punta a Rizzoli, Giacomazzi, D'Agostino alza il pallone per Rossetti, posizione regolare, buono l'aggancio, Rossetti non calcia bene, è a terra dall'altra parte Litteri, anche di biancazzurro ovviamente, e fanno sentire la loro partecipazione alla squadra in campo. D'Agostino, attenzione al suo sinistro, lo prova subito D'Agostino, Bellardi respinge, è buon per lui, lì vicino c'era Balzano. La pressione di Ragusa alla fine della Fiore, può verticalizzare per Paolucci, non c'è fallo, Angelo per D'Agostino, il tocco di ritorno per il brasiliano, attenzione Angelo cerca spazio per il cross, se l'allunga troppo, non c'è fallo, si ripartirà dal rinvio. Era parecchio che il Siena non doveva rincorrere, insomma recuperare un risultato in campionato, intendo dalla partita di Lanciano quando andò in vantaggio la squadra di casa con Plasmati, poi a 6 dalla fine Rosina pareggiò il conto. Attenzione, Giacomazzi non riesce a controllare bene questo pallone. Gagliolo, Vagliani e Rosina lottano, alla fine il Siena riconquista il pallone. D'Agostino ancora per Angelo, campo di metri, su di lui Romagnoli, pallone dentro, Gagliolo spazza ancora via, in affanno adesso il Carpi. Eccolo il cross di D'Agostino, Cragno in qualche modo riesce a respingere con i pugni, ma ancora il Siena, adesso massimo sforzo offensivo della squadra di Beretta. D'Agostino col sinistro, deviato Gaetano D'Agostino per il pareggio della Siena, 2-2. A destra anche Nico Pulzetti, porta a calciare D'Agostino il pallone direttamente in porta, Branescu dice di no, poi va giù un giocatore del Siena che protesta, so intervento in ritardo, rischia il giallo e più che rischia lo il rischio fallimento, la ripartenza soprattutto dal punto di vista emotivo si è stata di primissimo ordine perché è arrivato subito l'esordio 4-1 in Coppa Italia al Pisa, tra l'altro con Giannetti a segno, poi la vittoria sul Livorno, intanto si chiama Giannetti che si accentra, palla sul destro, prova lo scambio con Paolucci, buona la lettura di Chiosa, ancora Paolucci che difende questo pallone in una sorta di derby tra ex primavera della Juventus, naturalmente di Guarna, portiere arrivato quest'anno che Angelozzi seguiva già da 2 anni, riduce una stagione non esaltante contro lo Spezia, va D'Agostino! Che gol all'ottavo minuto di Gaetano D'Agostino! Ha tolto la ragnatela da Geno per il Siena che naturalmente prova adesso al piccolo trotto portare in avanti con il tocco di Giannetti per Vagliani che poi va ancora a dettare il passaggio in verticale su di lui a chiusura in ripiegamento da parte di Defendi, pallone che arriva in mezzo, Rosina non ci arriva per un soffio, la chiusura di Calderoni che spinge, uno dei più intraprendenti Calderoni, pallone affidato a Lugo, tempo della giocata un po' troppo lento e allora riparte in contropiede il Siena con la giocata al velluto di D'Agostino per Paolucci, palla sul sinistro e sono 3, Michele Paolucci al 36esimo. Partita vera. Chiama la palla lunga Paolucci, si fa vedere Angelo in posizione di ala destra, poi mette il pallone in mezzo, rischiavano di perderlo quelli del Siena, lo ha riconquistato con bravura D'Agostino, autore di una doppietta contro il Crotone, due traiettorie diaboliche dal calcio d'angolo, D'Agostino a cercare Giannetti, ancora Giannetti che controlla, prova a liberarsi, il colpo di tacco per Della Fiore che mette dentro. Ancora Della Fiore, buono qui l'automatismo. الضربة الركنية المتجددة لفريق سيان تنفذ وهدف أول، هدف أول في المباراة لمصلحة فريق سيان.
على الرغم انها كانت فترات متقطعه الا انه لم يسبق ان درب اي فريق اخر غير كارتوني في ديسمبر الماضي. هنا محاوله انفراد حقيقيه واقتراب للمرمى. التغطيه كانت موجوده وتنقذ الموقف بعد محاوله انفراد. زاوري في سباله بارولو alza il pallone. Gobbi, D'Agostino fa in verticale da Bruscato, vicino a lui c'è Caprari. Bruscato contro paletta, prova ad andare in velocità, in vantaggio però l'ex difensore di Boca e Liverpool, e guadagna anche rimessa laterale terreno. Bocchetti, Benaluan, serie di rimpalli, Minis decide di alzarla. D'Agostino la mette giù contro Marchionni, va sul sinistro D'Agostino. Due avversari superati, poi palla larga per Caprari in area di rigore contro paletta, cerca il cross, lo trova, Bruscato di testa, palla larga, l'occasione più importante per il Pescara. Con El deve provare almeno a sfruttare queste palle inattive il Pescara per cercare di uscire a testa alta al Tardini. D'Agostino, il cross, Sforzini, palla larga, occasionissima per il Pescara. Da lui Blasi, D'Agostino. Si muove Vukušić, riceve il croato e spalla alla porta, lo scarico su Blasi, dietro Zanon. Pescara prova ad avvicinarsi, ancora Blasi, da quella parte Sculli, va dentro Blasi, va dentro anche bene D'Agostino, con il sinistro D'Agostino! È un gol straordinario di Gaetano D'Agostino, super gol! Calcio di punizione, D'Agostino, punto di battuta. Suo il sinistro verso la porta, pericoloso, c'è il gol di Bjarnason. Pescara in vantaggio al 28esimo minuto, Birkir Bjarnason, gol pesantissimo, l'abbiamo detto. D'Agostino contro Curci, ultimo minuto del primo tempo, parte D'Agostino, traversa gol, il gol del 2-1 del Pescara, il primo gol con la maglia bianca della porta avversaria. Fischia Tommasi, parte D'Agostino, il pallone finisce fuori, non lo specchio della porta, ma almeno ci siamo andati vicino. Ha calciato molto bene. Sfortunato in questo caso Ederson, comunque nulla di grave per lui, adesso è a bordo campo ma rientrerà sicuramente del grosso. D'Agostino, Paci, sale netto, si fa vedere Valiani, ancora D'Agostino libero qui in cabina di regia, cerca il lancio lungo per Calaiò che arriva prima, Calaiò, Marchetti, che risposta di Federico Marchetti, la prima occasione Ledesma, Bergassola, D'Agostino, sempre bravo con il pallone a piede D'Agostino, col sinistro, lancio lungo, cercare Calaiò, buona la sponda per Sestu, che può avanzare sulla destra, Sestu subito cross per Paolucci che non aggancia dall'altra parte la chiusura di un certo. Meritato sicuramente in maniera maggiore il vantaggio, Cavando sperava di aver preso inerzia ma alla fine è arrivata la chiusura, Bergassola prova a riorganizzare il Siena, Sestu, D'Agostino, sempre molto elegante, servizio D'Agostino per l'Arrondo che è in posizione regolare, tarda l'uscita di Marchetti e in vantaggio si va al Siena al 41esimo minuto con la rete firmata da Marcelo L'Arrondo ma disegnata in tutto e per tutto da Gaetano D'Agostino, l'esultanza dell'Argentino letteralmente da Bollini. Calcio di punizione per il Siena con D'Agostino che prova a mettere in difficoltà il portiere della Fiorita Hamdi con il suo sinistro. Parte D'Agostino, la palla in rete, la pennellata di Gaetano D'Agostino. Dalla precedente occasione, sul pallone, Gaetano D'Agostino, contro consigli, parte D'Agostino, il pareggio del Siena, firmato. Adesso prende, penso che brighi il prossimo. Cruzado deve fare il trequartista con compiti però difensivi, l'abbiamo visto portare pressione su tutti gli avversari, qui destro si libera di Mandelli con una bella giocata, poi al limite lo rimonta Fre. Destro in porta! Che gran gol! Mattia Destro 1-0! Infastidire la visuale di Sorrentino. Va D'Agostino, la palla gira! Un gol fantastico! Quello di Gaetano D'Agostino, 3-0 Siena! Veramente fantastico, questo ce l'ha nella sua.
sul mancino dello specialista D'Agostino. Da lì può essere pericoloso con le sue parabole. Palla sul secondo palo destro, la mette lui, non sbaglia mai un colpo.